Salve a tutti e bentornati su BioTV. Quest'oggi parleremo dell'intubazione, una metodica della quale siamo venuti a conoscenza in particolar modo in questo periodo di pandemia da Covid-19. L'intubazione è una manovra salvavita, non esente tuttavia da alcune complicanze. Adesso il mio collega ed amico, dottor Piero Fabbrini, ci illustrerà come, quando e perché viene utilizzata tale metodica. Salve a tutti. Che cos'è l'intubazione? L'intubazione è l'inserimento, come dice la parola, di un tubo attraverso la laringe e la trachea di quei pazienti che non sono in grado di respirare autonomamente. A seconda delle situazioni, l'inserimento, può essere sia nasotracheale, ovvero dove il tubo viene inserito attraverso il naso, oppure orotracheale, dove viene inserito attraverso la bocca, che è anche l'evenienza più frequente, poiché è una metodica molto più semplice. Quali sono le indicazioni per intubare un paziente? Possono essere diverse. Possiamo avere ad esempio un'ostruzione acuta delle vie respiratorie, che può essere causata da ingestione di corpi estranei oppure da un edema della laringe e anche altre situazioni, oppure può essere per interventi chirurgici dove viene programmata l'intubazione in anestesia, oppure può rivelarsi un provvedimento, diciamo, di emergenza nel caso in cui ci siano delle insorgano delle complicanze durante l'intervento. Infine viene eseguita per l'insufficienza respiratoria, che può essere sia per insufficiente ossigenazione o insufficiente ventilazione. L'intubazione è quindi una metodica salvavita, ma è anche piuttosto invasiva e infatti non è esente da complicazioni. Queste possono sopravvenire durante l'inserimento del tubo. E tra queste abbiamo, ad esempio, un possibile danneggiamento dei denti, oppure una possibile perforazione delle strutture anatomiche coinvolte, che sono la laringe, la faringe, la trachea, e quindi anche un sanguinamento sempre di queste strutture. E infine possiamo anche avere degli effetti avversi cardiovascolari per una eccessiva stimolazione del nervo vago. Alcune complicanze poi possono sopraggiungere una volta che il tubo è già inserito in posizione. Infatti il tubo può comunque spostarsi, può piegarsi o può bloccarsi. Infine, alcune complicanze, anche importanti, possono sopraggiungere una volta che il tubo è stato rimosso. Tra queste possiamo avere una ulcerazione delle labbra, della bocca, delle corde vocali, della laringe, un edema della laringe, una paralisi delle corde vocali, stenosi tracheale, fino anche ad avere polmoniti da aspirazione. Ringrazio il dottor Fabbrini per questa chiara e precisa spiegazione e vi aspetto alla prossima.